Mattia Casse! Mattia Casse conquista il secondo podio in carriera nella discesa di Wengen, terzo. È un risultato però che vale molto di più rispetto al piazzamento ottenuto in Gardena, perché arriva su una pista simbolo della Coppa del Mondo, ma soprattutto perché ha sciato alla pari con il fenomeno Odermatt che lo precede di soli 12 centesimi. Manche quasi perfetta del piemontese che sfrutta al meglio il pettorale basso e quindi la pista liscia. Attacca con decisione la S di Kernen uscendone veloce e gestisce al meglio tutti i curvoni del tracciato svizzero sino al traguardo. Vince uno stratosferico Kilde nonostante una piccola imperfezione nel passaggio chiave, la S di Kernen, dove si salva ancora una volta grazie a forza e sensibilità, valori di solito in contrasto tra di loro ma che in Kilde riescono meravigliosamente a convivere. Un podio di grande valore quindi per Casse, che lascia ben sperare in vista delle gare di Kitzbühel della settimana prossima e del Mondiale di febbraio. Anche perché insieme con Casse risponde presente il resto della squadra italiana. Nono Paris che sporca una buona prestazione con due errori. È però tornato veloce e stabile sugli sci. A Kitzbühel può puntare al podio. Solo peccato lì al Silver Horn, sono arrivato un po' a neve riportata, mi ha preso il sci nella parte opposta e lasciato tutto lì, beccato. Undicesimo Marsaglia che interpreta con lo spazzaneve il punto più difficile della pista. Diciannovesimo Schieder con pettorale 44. Domani lo slalom con Finazzer che cerca conferme dopo il quarto posto di Edelboden.